In 30 anni è aperto a nuove curiosità e linguaggi e continua a farlo adeguandosi ai tempi che cambiano ma mantenendo alta l'offerta culturale. Dall'11 maggio torna a Teramo il Maggio Fest, giunto alla 31esima edizione, il festival di primavera che ha visto passare étoiles della danza come Carla Francia e Luciana Savignano, giovani registi che hanno fatto poi la storia del cinema italiano come Paolo Sorrentino e anche grandi registi come Gillo Pontecorvo, Luciano Emmer e Lina Wertmüller, è organizzato da Spazio 3, che stamattina ha presentato il cartellone di quest'anno. Allora, 31esima edizione, 6 appuntamenti, il primo appuntamento con il cinema a 160 anni dalla nascita di D'Annunzio, con Cabiria, film muto allo Smeraldo, poi andiamo avanti con la letteratura, Fabio Bo, che sarà qui all'Auditorium Braga il 17, ha scritto un libro molto bello sull'amore e il tempo della DS. Il libro è Ti prometto il giro del mondo, con la presentazione di Anna Fusaro. Ancora letteratura, un grande scrittore, un giallista, Giancarlo De Cataldo, il 22, qui all'Arca invece Simone Gambacorta terrà una conversazione con l'autore. E poi ancora con la letteratura, perché è una traduzione dell'Inferno in dialetto teramano, quella lettura dei canti dell'Inferno in dialetto teramano sarà di Mauro Di Girolamo. Ma non voglio dimenticare che c'è anche musica. Marcello Murru, che il 23 sarà nei giardini della Fondazione Tercas. E poi c'è il teatro. Ecco, il teatro volevo che lo dicessi tu. Il teatro, la mia regia per Il povero Piero di Achille Campanile. Sono 4 atti unici di Achille Campanile più uno Gran Guignol. Saranno presenti i miei attori e anche gli allievi del corso serale di Spazio 3. Il 14 in doppia replica alla sala polifunzionale alle ore 17:45 e alle ore 21. L'ingresso è libero.